Smettila. Smettila. Inizia. Ho capito che dobbiamo fare la casa triste. Basta. Allora, casa felice contro casa triste. Tu quale costruirai delle due? La casa triste. Eh sì, capisce. Però non borbottare, ok? Perché non è... Vieni qui. No. Porca miseria, stai qui. Basta. Allora, faccio il buco della tristezza. Fai quello che ti pare. Sei pronta a iniziare questa costruzione? Guarda che tristezza, porca miseria. Bene. Allora, partiamo, eh? Sì. Tutti pronti? Ok. 3, sì. 2, 1, via. Cosa ho fatto? Ho premuto un tasto brutto, Anna? Ok, perfetto, ora ci siamo. Allora, mi sono già preparato per fare... Com'è? Ecco qua, così. Mamma mia, è l'Ionio, mica è incredibile. Ionio. Allora, inizierei subito con una bella porta. Che voi direte, ma Lion, la porta è importante. Cioè, la porta, lo dice, è importante. Capite? Importante. Ho fatto una battuta, aspetta che la... Anna... Lo sì? Sai perché la porta è importante nella casa? Perché è importante? Perché è importante. Ma che schifo! Sono simpatico, vabbè, va, andiamo avanti. Allora, qui dentro ho pensato, voi vi direte, perché lei non sta costruendo di giallo? Perché il giallo è un colore felice, no? Cioè, se voi dovete dire, secondo voi, no? Qual è un colore felice? Perché, a parte che vibrano i muri, e sta cosa, quando mi muovo vibrano i muri. Ed è inquietante cosa sta succedendo. Vabbè, perché non possono contenere la loro gioia, capito? Anche i muri dicono: ah, siamo tutti felici, siamo così gialli. Però il problema è che io vi volevo chiedere questa cosa qui. Cioè, se voi quale colore avreste usato per fare la felicità? Perché magari c'è chi avrebbe usato l'arancione, e noi useremo anche un po' di arancione. O il rosso, l'azzurro, il rosa, non lo so. Molti sicuramente il giallo. Cioè, penso che qualcuno sia d'accordo con me, no? No? Sì. Quindi scrivetemi nei commenti il colore che avreste usato. Se non ricordo male, ci sono anche le emoji dei colori. Quindi usate quelle, che siamo così, facciamo i commenti tutti colorati. Che non so se ci avete fatto caso, ma ultimamente mi piace avere la sezione dei commenti, che quando io la scorro, perché voi dovete sapere che io leggo sempre i commenti tutte le sere e metto anche molti cuoricini, tra l'altro. E mi piace vedere che quando scorro è tutto colorato, tutto emoji, è bello, non lo so, so scemo, è probabile. Allora io direi... Anna sta usando dei colori un po' tristi. Viola e blu ci stanno come colori tristi, effettivamente. Io farei un bel tetto. Poi dopo non vi preoccupate, perché delle decorazioni ce ne occupiamo poi. Ok? Secondo me dobbiamo fare una cosa alla volta. Se noi pensiamo troppe cose insieme, poi ci viene uno schifo. Invece così, pian pianino, noi andiamo avanti, proprio sicuri ma onesti come una tartaruga sbiva. E che non lo so, volevo dire sveva, però mi è venuto sbiva. Non so se tartarughe ci sono in Svezia. Vabbè, quel che è. Comunque, questo soffitto vi piace? Me lo auguro, perché è molto bello. Così chiudiamo, molto felice, no? Cioè, a parte che vibra, e sta cosa che vibra rompe un po' le scatole. E ora non vibra più. Vabbè, mo quasi mi manca che vibrava. Vabbè, mi arrangerò. Facciamo un po' di luce, va bene? Che sennò qua... Usiamo sempre... Cosa stiamo usando per fare luce? Le luci belle. Bravi, le luci belle. Bravi, le luci belle di Lion. Vedi? Sono molto belle le luci belle. Per terra non lo so se le voglio, però. Perché mi rompono le scatole sicuramente. Che io devo arredare lì per terra. E se ho le luci belle non mi viene mica bene. Facciamo solo qua negli angoli. Eh? Secondo me è molto bello. Poi vediamo, magari ne aggiungiamo anche delle altre. Tanto qui ci vorrà comunque una bella finestra. Perché per forza. E se... Secondo voi che finestra ha scelta l'Ionio? Quella gialla dell'ultima volta. È molto bella questa finestra, mi piace tantissimo, perché dà anche profondità alla casa. E ne possiamo anche mettere abbondanti. Cioè vedi, perché è piccola, occupa solo 4. E guarda già così come sembra bella questa casa. Cioè, siamo ancora agli inizi, Cioè, è incredibile. Non siete convinti? Oh, ci sarà chi voterà per Anna, Cioè, se vi piacciono le cose tristi, ma... C'è chi guarda i film dove muoiono tutti, quelli romantici, no, tragici. No, io non discuto, Cioè, ognuno ha i suoi gusti, Cioè, non bisogna mica discriminare, Certo, le cose felici hanno un loro fascino, Però non è che io posso ogni volta cercare di convincervi. Cioè, voi poi decidete, votate. Qua il letto però lo voglio più di lato, perché in mezzo alle scatole sto letto ogni volta un po' rompe le peppele. Non va mica bene. Mettiamo una luce. Ce la possiamo mettere qua? No, non so. E io la volevo mettere sul comodino. Però pure così può andare. Eh no, però. Eh no che non può andare, perché ci vuole la sveglia.
Ma è che poi mi avete detto che l'orario sulla sveglia non cambia perché io ho bloccato il tempo a giorno. È giusto, perché così c'è bella luce, no? Vabbè, andiamo avanti. Dunque, ci serve qualcosa di bello, qualcosa di felice. Allora, io ho una cosa molto felice. Volevo tenerla per dopo, però credo che a questo punto la usiamo subito. Vi faccio vedere, guardate un po'. No, questo è un mio video. Cioè, è felice anche il mio video, però non è quello che volevo mettere. Quello che volevo mettere era un emoji. Perché non posso mettere in una cosa di una foto, posso mettere mica... posso mettere mica un video. La immagine dell'emoji che è felice, è bella questa qui, secondo me ci sta bene. E ne mettiamo due, però, perché così, cioè, capito, è simmetrico col letto. E a me piacciono le cose simmetriche, bello, bello, bello. Poi, dunque, ci serve qualcosa di arredamento, proprio qualcosa di bello, 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 che tu lo entri in casa e vedi questa cosa e dici, ah, ma allora questa appartiene a una persona felice. E infatti, la metterei tipo qui e metterei questa bella TV, ok? Che ci sta bene. Volendo, su questa bella TV si potrebbe anche mettere qualcosa che va. Forse ci siamo? Porca miseria, come non va bene? Ma come c'è? Ma siamo... Aspetta un po', forse ci siamo? Vi piace? Aspettate che la facciamo bella. Va là, Patrick e SpongeBob felici. Secondo me ci sta bene. Cioè, come fai a svegliarti nel letto, vedi quello e non essere felice? Cioè, è impossibile, sarai felicissimo. Però la casa ancora è triste e vuota. E questo fatto qua non va bene. Cioè, abbiamo bisogno di qualcosa in più. Ci vuole qualcosa che ci renda ancora più felici. Ah, ciao. Dai, non fare così, ho capito che sei quella triste, però, cioè, così come va? Va bene, no? No, non va bene. È triste la vita, Sì, tanto. Sì, però, capito? Cioè, devi costruire la casa triste, non è che devi essere triste. Cioè, mi devo calare nella parte. Ho capito, calati un po' meno. Dai, che poi ci fai deprimere. Noi qui siamo qui tutti che costruiamo tutta la casa felice. Arrivi tu con tutta questa tua tristezza cosmica e totale. No, cosmico, totale tristezza. Ti esplodo casa, No. Ma che cosa non ho fatto? Cosa non hai fatto? Allora, hai presente in America che talvolta... In realtà non te lo vorrei dire, ma devo condividere. Allora, in America a volte hanno in casa il garage, no? Hai mai visto? Sì. E io ho fatto così. Ho fatto proprio così. Cioè, ho in casa il garage con la mia... Fico! Vabbè, ora ce l'ho in testa, però... Bene, vabbè. Sono cose che succedono. Questa è una cosa molto triste, per esempio. Non è triste niente, sono riuscito anche a colorarla. Che bello, che bello. Adesso mi serve un sofà. Ok. Sì, ma io me ne vado da qui perché c'è troppa gioia. Sì, ciao. Sì, è meglio. Ciao, ciao, te ne sei andata? Se n'è andata? Anna Zozza? Sì, se n'è andata. Ok, mettiamo una seggiolina e la metterei tipo, guarda, ad angolo, tipo così. Però non attaccata al muro, che schifo. Ma dai, ma fa schifo. No, fa schifo. È brutto. Ma io volevo vicino in modo che si vedesse la moto. Porca miseria, perché capito? Così tu sei qui e puoi guardarti la moto, è bellissima. Allora facciamo così. Così che uno si siede qua e la vede la moto e dice: e magari parli di. La moto si è rovesciata l'altro giorno, mi sono scafagnato il ginocchio. Però è bello, no? Beh, secondo me è bello. Poi ci serve una luce. E mo vi faccio vedere perché. Ma quanta roba. No, io volevo una luce. Ah, bellissimo! Il semaforo possiamo mettere. Queste sono cose che Anna non avrà mai. Guarda che bello! Ma porca miseria! Questo fa parte delle luci belle di là, ne mettiamo due. Che spettacolo! Però non solo, perché vedete, così è un po' brutto perché è sospeso. Ci serve un piedistallo o qualcosa. Tipo questo no, perché questo forse potrebbe andare bene. Ma sì, ma ci sta bene! Mi smorscia un po' il divano, però. E allora bisogna aggiustare il divano. Non sedersi nel divano, no, aggiustare il divano. Mi piace anche così. Ti dico la verità, non è male. Cioè, è un po' strano lì. Però non è male. È fatto apposta perché è attaccato al blocco. È bello, credo. Se no, possiamo anche fare così. Ma a me non dispiace così, vi dico la verità. Al massimo, sai, facciamo tipo così. Un angolo di divano bello. Ci sta, mi piace. Allora, qui dentro non è per niente male. Mi piaciucchia parecchio. Secondo me abbiamo fatto un effetto piuttosto carino. Volevo mettere delle luci sopra questi coni. Però purtroppo mi sa che non si può. E direi pure che va bene anche così. Qua fuori c'è un'altra cosa importantissima da mettere. E cioè il tappetino. E possiamo casa felicia. Guarda che bello. Sempre felicia. Guarda che bello. Mamma mia. E qua non possono entrare mica le persone tristi come Anna.
che le, guarda la sua, c'ha pure i vetri opachi che non si vede neanche dentro chi c'è. Porca miseria, è una tristezza incredibile. Però qui dobbiamo fare qualcosa di originale, secondo me. Cioè, perché la casa rende bene, ma ha bisogno di qualcosa che la renda un pochino speciale, secondo me, no? Cioè, così era bella, ma è un po' banale. Invece, vedi, già se metto questa struttura un po' così, no? Guarda che non ti risolleva subito un po' la struttura della casa, te la rende subito un po' più originale, un po' più felice, eh? Secondo me ci sta bene. Però ancora non sono soddisfatto. Secondo me manca ancora qualcosa. Allora, uno, potremmo mettere delle belle... una bella staccionata intorno a casa. E voi vi direte, beh, ma la staccionata non è per forza felice. No, però vedi come sei felice se tiene fuori i ladri. Cioè, voglio dire, no, se ti rubano in casa, sicuro poi non sei felice. O sbaglio? Secondo me no. Quindi almeno un po' così io la metterei. Poi dopo, se non ci piace, la possiamo sempre togliere. Però vi dico la verità, secondo me ci sta pure bene. A parte se sbaglio che ne metto due, allora non ci sta più bene. Però così mi sembra molto carina. Finiamo tutto quanto il giro così così così. Ecco qui, togliamo il surplus. E voilà. Molto bella, perché rende un po' tutto, no? Mi avete dato dei consigli nello scorso video, io li ho seguiti. Mi avete detto di mettere il giardino come c'era all'inizio, nelle prime sfide di casa, nella prima serie, cioè nel mondo non aggiornato, per capirci. E l'ho fatto, perché effettivamente il giardino ci vuole. E poi mi avete detto anche di levare un po' di alberi, e abbiamo fatto anche quello. Abbiamo tolto un pochino di vegetazione, perché era troppo addosso e non si stava. E ho allontanato anche le case, così abbiamo un pochino più di spazio. E mi sono sembrati dei consigli veramente buoni, secondo me ci stavano bene. Siccome nella nostra casa ci piacciono i motori, mettiamo sti conetti qua. E secondo me ci vorrebbe ancora qualcosa, ma non riesco a capire che cosa. Perché di roba ne abbiamo veramente a disposizione tanta. E in un certo senso sono già soddisfatto. Ah, un cartello per esempio. Un cartello ci potrebbe stare molto bene, uno amichevole però. Cioè, ci serve qualcosa, cos'è questa per esempio? Cosa ho fatto? Ma che è sto casino? Non lo so! Anna! Ma che è l'allarme della bomba atomica? Io non l'ho fatto, lo sotterro. L'aspettiamo! È un disastro, è successo. Io non ho fatto niente, ho trovato questa cosa, ho detto che volevo piazzarla per terra, è partito l'attacco atomico, non lo questa so. Questa è una cosa triste. Non è vero, è felice lo stesso, cioè... Ma insomma... Ma sì, ti dico di sì, stavo cercando una cosa carina da mettere attaccata alle pareti, purtroppo non ho trovato niente, però ho trovato una ciambella. La ciambella ci sta bene. La ciambella? Sì. No? Guarda, poi metto questa, la bandiera. La ciambella è una cosa felice, immagino. È certamente che è una cosa felice la ciambella. Certo, volevo mettere anche la bandiera multicolore, che è molto felice, però me la mette di lato. E non mi piace così. E che? Posso metterla in un lato di lato? Ma me la mette sempre storta, non la voglio più. Mi tengo la ciambella. Io ho finito comunque, cioè, hai finito? Sì, secondo me sì. Cioè, potrei aggiungere qualcos'altro, però mi sento anche a mio agio così, quindi ti dico la verità, mi sento di aver finito. Sì. Ok. Tu invece? Come al solito ci 9? Ci sono quasi. Certo, mi manca certo. Un dettagliuccio. Sì, ma perché è storta la tua casa? Cioè, a forma di cappellino, come... Non è a forma di cappellino, c'è la zona del giardino. Ah, vabbè, ti do qualche secondo, ma non tanto. Ho finito. Sì, anch'io. Cosa? Che stai facendo? No, niente, ho fatto giusto un dettaglio, cioè darti un motivo di tristezza. Ti ho messo delle scorie radioattive. Mi sei appellito delle scorie radioattive, sì, dietro casa. Così hai un motivo per essere triste, porca miseria. Vuoi vedere un altro motivo? Sì. Spostati. Fammi vedere. Ho paura che sia troppo grosso. No, metto no, qui. Non ti preoccupare. Peppino, ma è un carrello, Anna. Sì. Ma è un carrello per gli animali, ma che... Ho sbagliato. Bene. Cosa? Ah, ok. Yeah. Vabbè, almeno è più carino. Credo che con un camioncino puoi, volendo, trainarlo. Posso provare? La cosa triste è che non ho il camioncino. Vabbè, magari poi proviamo con la mia moto. Vieni. Ti dormo dentro. No, vieni qui. Sei anche vicino alle scorie lì, non va bene. Allora, qui dentro, non inquinate. Qui dentro abbiamo la mia casa, come puoi vedere. È bellissima. Tanta felicità, troppa vedi, felicità. Si chiude, guarda, non hai visto? Guarda che bello. Sì. Bello, ma allora i semafori non sono felici comunque. Sono felici perché sono sempre verdi, però... Ah! Questa è una casa di amanti dei motori, come quindi il vedi. Giardino del vicino. Esatto. Che in mio caso per silenzio! La verde delle scorie. Esatto. Qua ci sediamo sulla moto, vedi, è molto bello. Ah, così. Bello! Sì, molto bello.
bello. E hai questa zona qui, diciamo, di relax con la moto. E, ok. Sì, poi uno sgabellino. E come puoi vedere, quando mi sveglio guardo sempre i cartoni animati. Oh, che felici, carini. Molto felici, sì. Poi abbiamo anche altre emoji felici sopra il letto. Che bello. E vabbè, la sveglia sempre a mezzogiorno. E un po' di perché poster. Perché dormi tanto, quindi è una cosa sì, bella. Sì, sì, che a me Jurassic Park mi piace. Abbiamo okay. un bel divano, sempre per guardare la moto. Tu ti siedi qua e guardi la moto, vedi? Ah, esatto. Quindi la tua gioia si basa tutta sulla su moto. Su questa moto. Beh, è molto più bella del tuo carrello per gli animali, guarda. Ehi, oh, beh allora, Anna, rubo la tua felicità. Anna, porca miseria. Ti si ecco, no. Te lo do io, te lo do. Dov'è la mia moto? Ah, me l'hai guarda messa che, lì. Ci sono tutti i tuoi resti qui. Prenditi la tua roba. Ma che e cattivo. Non rubare più la mia moto. Guarda te, che me la devo poi portare in testa, che pesa. Fa anche male al collo, fa anche male. Eh beh, oh, guarda. Un altro motivo di tristezza. Dicevo, non è tutto. Il tetto, come puoi vedere, è molto particolare. Guarda da sopra. A parte che sembra tipo una faccia, perché se vedi tipo vero. Le finestre sono sì, gli occhi sì, questa i capelli è la bocca arancione dentuta. Sì, esatto. bellina. Andiamo a vedere la tua, dai. Ok, tocca allora, a me. A parte allora. Il carrello qui, che è un po' triste, Le scorie aggiunte da qualcuno. Allora, qui ci sono dei divieti di felicità. Oh no. Ma ero talmente triste che sono riuscita a scrivere solo un cartello. No, sì, e sì. Lo tolgo allora. No, ora sono ancora più triste. Eh sì, possiamo. Poi allora, qui vedi che la sagomatura è tutto ma molto chi triste. Se ne frega, Anna, ma mi stai rompendo. Ma sei triste o noiosa? Entriamo, forza. Che è sto pavimento? C'hanno più. E sono le mie lacrime. Ah, capisco. Sì. Queste sono tutte le mie lacrime. Questo è il mio secchio per le lacrime. Ah, e questo qua? Oh, questo è io... il mio programma preferito. Ma non dice niente, è un gatto che si è pisciato addosso, scusa. No, è un gatto triste. Ah, perché si è pisciato addosso, probabilmente. Lui è il signor triste. Ecco, qua ci sono le foto tristi, le mie preferite. Ok. Ok, poi questo è una scatola di ciambelle. Tu direi sono buone, sono felici le ciambelle. No, perché se sei a dieta e hai una scatola di ciambelle sei triste perché non le puoi mangiare. Quindi tu te le tieni lì pur sapendo di non poterle mangiare. Poi, qui voglio far notare le luci tristi. Le luci, sì. Ma scusa, perché hai una sedia sola ed è verso il muro? Perché qua, questo è il mio angolino della tristezza. Io mi giro così e sono triste. Certo, guardi il muro. Va bene. Poi il frigorifero è vuoto ed è una cosa molto tristezza, triste. Sì. E le cose che cucino col forno a microonde fanno schifo. E non cucini tutto niente, molto il forno triste. È vuoto, non è che. Esatto, esatto. Porca miseria, che tristudine. Poi ci sono le luci tristi. Vedo. Esco, tutto eh. Molto triste. Perché? Perché è triste. Vai. Sì. Di già. No, dai, vieni anche tu, vieni anche tu. E resto no, non resto, però vieni anche tu, proviamo a trainare. Proviamo a trainare il tuo carrello, dai, vieni con me, vieni. No, no, dai. Con una motoretta. Ce la farà, la mia motoretta è poderosa. Come allora. Si fa? Non lo so, proviamo a aspetta, guarda. Ma te lo stai trainando tu? Volevo provare ad agganciarlo, fermati. Portalo. Dov'è? L'ho perso. Sì. Aspetta. Ok. Così. Non mi pare che sta funzionando. Forse se sali sulla mia motoretta. Non posso perché sto già. Vabbè. Però addio. Puoi andare in giro così. È triste, molto triste. Sono triste. Sì, va bene. Allora, la sfida di casa io direi che si conclude qua. In un certo senso abbiamo incalzato bene il concetto, secondo me. Meglio di così non si poteva fare. Sì. Quindi votate quale delle due preferite, mi raccomando, siate onesti. Votate la più bella, smettila. E per questa volta, Lion e Anna triste, out! Ciao!